Bentornati ad SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marco. Buonasera. Come va? Benissimo. Siamo tornati qui da un vecchio cliente. Per davvero, ormai cliente. Tanto che se ne parla di questo parcheggio, super sfruttato dagli aretini. Baldaccio, parcheggio Baldaccio, però non siamo soli perché abbiamo il nostro amico Bernardo Mennini, amministratore. Sì, amministratore unico di ATA. Quindi è roba vostra ancora, forse, non so per quanto. No, diciamo che ragioniamo dell'oggi, oggi è un parcheggio gestito da ATAM, è uno dei parcheggi di Arezzo, stiamo cercando di tenerlo in efficienza il più possibile, tant'è vero che l'abbiamo ridotato di illuminazione cercando di fare in modo che il parcheggio fosse fruibile, perché la logica è questa, quindi è rinnovato, l'abbiamo pulito, l'abbiamo anche protetto con delle porte di sicurezza per evitare situazioni sgradevoli, quindi l'abbiamo riefficientato. L'amministrazione sta lavorando sul rilancio. Ecco, un rilancio perché abbiamo l'ennesimo. Intanto qui non si riuscirà mai a farci venire qualcosa. Chiariamo, questo ambiente non è né di ATAM né del comune, quindi è chiaro che non è che uno può entrare dentro un luogo di un altro, quindi questo dobbiamo essere molto chiari. Laddove questo fosse del comune o di ATAM, è chiaro che noi lo rilanceremo immediatamente. Il presupposto è sempre quello che ha legato nel corso degli anni, il fatto che non è una proprietà dell'amministrazione né del soggetto come ATAM, in questo caso, che gestisce. Quindi rimangono chiuse per queste ragioni, perché non sono né del comune né dell'ATAM. Allora, l'altra settimana abbiamo fatto quell'SOS al parcheggio della Cadorna, no? Perché infatti abbiamo letto anche questi, ci siamo stati profeti, che ci sono state poi delle code, perché quando è molto usata, no? In via Porta Buia, cosa? Via Porta Buia? Sì, da via sì, Porta Buia alla via c'è. Porta Buia. Cioè, aspetta un attimo, finiamo questo qui. Aspetta, perché che ha collegato. Collegato. Lui è in calza, no, capito? Perché sennò non mi chiudere questo. No, non te lo chiudo, te lo lascio aperto. Va bene. E quindi molti dicono, ma perché no? La gente non viene qui, alla fine sono 100 metri, 200 metri, sei in centro. È proprio anche un discorso, una resistenza mentale, non lo so. Io non credo che si possa dare la colpa se uno non va a un parcheggio. Sceglie di andare a un parcheggio, sceglie di farlo in maniera che se lo ritiene opportuno. Se molti aretini non lo hanno scelto nel corso degli anni, non possiamo fargliene una colpa. Dobbiamo cercare di capire cosa fare qua e vedo, insomma, alcune idee interessanti che pian piano si formano, però ancora deve essere qualcosa di concretizzato, per cercare di fare in modo che questo parcheggio serva alla città, perché per adesso è stato costruito in una zona infelice, diciamo la verità. Dicevi? Cosa volevi dire? No, dicevo che è giusto tutto quello che è stato fatto all'interno del parcheggio, però vanno fatte le cose all'esterno del parcheggio perché questo possa essere usufruito. Era nato con certe prerogative, con certe prospettive che poi non sono state mai realizzate, cioè parcheggi intorno liberi non ci dovevano essere, doveva essere soltanto questo, doveva esserci un servizio, una vetta o separata anche il tapirulante ultimamente per il collegamento al centro città. Secondo me dovrebbe essere fatto il doppio senso su questo benedetto sottopasso della ferrovia, creando un tunnel anche pedonale, basta, riaprendo il doppio senso in modo tale che la gente passi di qui per entrare al parcheggio e poi andare in città. Vanno fatte tante cose all'esterno perché questo possa essere utilizzato. Giustamente, come ha detto lui, è bene che ATAM abbia fatto già operazioni all'interno per renderlo più fruibile, più sicuro e cultore, però ha fatto anche delle cose all'esterno affinché la gente venga invogliata a lasciare qui la macchina. Ribadisco però il concetto, l'esterno non è di proprietà di ATAM né del comune, quindi io non posso mettere mani su oggetti di altri. All'interno, poiché lo gestisco, ho l'obbligo, oltre che la volontà, di modificarlo e renderlo più sicuro, accogliente per quello che può essere un parcheggio, come normale. Comunque oggi è integralmente illuminato, l'illuminazione è totale, quindi su tutto il piano perfettamente, è stato integralmente ripulito nella parte bassa, totalmente ripulito anche della parte, perché questo parcheggio all'interno ha delle pompe di risucchio di acqua di scarico, quindi di scarico pluviale, quindi è un meccanismo anche complesso, quindi è stato integralmente reso fruibile in questo senso, quindi anche più sicuro in questa logica. Sì, sì, ma io non ti faccio una colpa a te. Era anche un qualcosa per stimolare i nostri amministratori affinché intervenissero esternamente per far sì che un'azienda di proprietà del comune, perché ATAM di proprietà del comune, possa trarre dei benefici e dei vantaggi da tutte queste operazioni che sta facendo in questo parcheggio. Io credo, ma non lo dico come per sentito dire, ritengo che Ghinelli abbia idee molto chiare su questo comparto di città, nel senso, questa è proprio una parte di città che intende rilanciare. Credo anche che sia il ragionamento del sottopasso e di altri ammodernamenti siano nella volontà specifica proprio di questa amministrazione e proprio in testa del sindaco Ghinelli, che è anche
una persona esperta da questo punto di vista. Su questo sono veramente ottimista, non lo dico per parte. Bene, allora se sono rose fioriranno. Se rose fioriranno, facciamo che nella puntata di domani possiamo andare con te sotto a vedere. Certo. Allora facciamo così, va bene? Poi gli chiediamo anche delle bici, del car sharing. Sì, va bene. Domani.